Il film che in questo momento sta primo in classifica con degli incassi fantastici è con noi Carlo Verdone, il suo ultimo film. Ora che le nostre coppie sono in procinto di partire per i loro viaggi di nozze, preghiamo. Fosca, ti è stata fatta una domanda, educazione rispondere. Ma che te sei ingrassata al dito? Può essere. Oh! Ma che sei scemo? Ma non era riso su sassi! Il Sordi vide il film, credo, in sala privata da lui, perché lui un giorno mi fece una telefonata e mi disse: quella Gerini è una forza della natura, che siete voi due, mamma mia, bello Carletto mia, tutto al telefono avvenne. E poi quel medico, ammazzate che stronzo che hai fatto. Scusa Fosca, c'è un piccolo problema che io credo sia il caso di parlarne. E cioè? Tu sei clitorideo vaginale? Ma che razza di domanda è? Io non lo so. Ambarabà, cicì, cocò, tre galline su un comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore s'ammalò, ambarabà, cicì, cocò. Erano 3 anni che dicevo sempre a Benvenuto De Bernardi, guardate che bisognerebbe tornare, secondo me, a fare la galleria dei personaggi rivista e corretta negli anni. Più maturi, ovviamente, con delle mogli. E lui dice, come lo chiamiamo? Viaggi di nozze. Signore, benedici questi anelli nunziali. Beh, dico, ci vorrebbe un cafone rivisto e corretto con i tempi di oggi, perché la quatteria di quell'epoca, degli anni 90, fu proprio l'apice, fu proprio l'esplosione dei colori, del linguaggio, degli atteggiamenti, della gestualità. Io, Jessica, prendo dei Ivano come mio. Ma che te sei leggiato, mia? Attenzione. Una botta di tensione, scusatemi. Dici. Tu, ad un certo punto, eri l'attrice coatta numero uno in Italia e probabilmente al mondo. Probabilmente, almeno c'è in Europa. Roba. Io ero proprio la coatta, quella metropolitana, dai. Come fai a mangiare la torta cagum? La so distingue. Ci ho fatto pure la comunione cagum. È stato duro toglierti il ruolo, cioè quando sei... Io non me lo sono mai tolto il ruolo, guarda come sono vestita, scusa. Fino adesso, guarda, fino all'anno scorso, per circa 8-9 anni, ancora produttori e registi mi hanno sempre visto come l'attrice comunque comica. È giusto tenere il personaggio tenero, quello di Leo, che però non parla proprio così, parla in maniera, però l'atteggiamento è sempre quello disincantato, un po' infantile, da bambinone non cresciuto. Vi conosco entrambi fin da bambini, quando giocavate in quel cortile pieno di ghiaia e quando avevate le ginocchia sporche di polvere e le mani impiastricciate di cioccolato e di marmellata di vicino. Con una moglie carina, che sopporta. Mi dicono che c'era un provino a Cinecittà, l'agenzia mi chiama dove dovevo andare, che era un film, mi sembra, di Squittieri, non c'entrava niente. Mi danno questo appuntamento, vado lì, passando, vedo che in una stanza, mentre io passo per andare dove devo andare, stavano appendendo in quel momento un cartello con scritto Viaggi di nozze, regia di Carlo Verdone. A che mi fermo, che poi era l'aiuto regista, dico ma Carlo fa un film? Dice, eh sì, dico oggi, è il primo, stiamo mettendo adesso il cartello, oggi è il primo giorno che corro, non so andare neanche, non l'ho più trovato, Squittieri, non mi ricordo, ho capito che c'era qualche, corro in agenzia e dico, ma Carlo fa un film? Io voglio lavorare con lui. Poi tanto mi dicevano, no, ma guarda che non è così che va, non è che tu fai un provino che va bene e ti prendono per fare una parte così, ero proprio esordiente, quindi ero molto... E vabbè, però a me mi sembra che è andato bene. E poi dopo mi ha chiamato e ha detto, allora fai Valeriana. Io, yeah. Quindi era proprio... con Carlo è stata proprio così.
Per la famiglia di Valeriana, nelle persone del papà Clerio, della sorella Gloria, del cognato Stefano, della zia Piera, stati tutti. Io sono pure la famiglia numerosa. Della famiglia De Masi, Sessa e Saporito, preghiamo. Ascoltaci, al signore. Vedi, loro sono già venute vestite. Ciao, già bella vestita da sposa. Ciao, Veronica. Veronica, cerca di essere all'unisono col mio passo. Sono un po'. Allora, Veronica, ce la fai? Sì, sono imbalsamata. Imbalsamata, però. Sì, è il vestito del film questo. Questo è il vestito del film. Sì, io non lo auguro a nessuno perché? È terribile. A parte che pesa circa 36 kg, ma soprattutto non mi muovo. Ecco. Purtroppo non hai genitori perché le sono venuti a mancare. Fosca allunga di 7-8 centimetri il passo perché non si allunisono col mio. Ma il vestito è stretto. Ti prego, fai qualcosa. Oh, pardon. Sì? Buongiorno, non mi disturba affatto, mi dica. Io avevo un cellulare da pochissimo tempo, quei cellulari che c'erano una volta giganteschi, era il 95, quindi insomma. E mi squilla il cellulare, rispondo e giuro, è successo questo. Mi ha detto, sono Carlo Verdone da Roma, vorrei parlare con Veronica. Io ho detto, sì, vabbè, chi è? Era Carlo Verdone da Roma, era esattamente quello. Mi ha detto, guarda, io ti ho visto in televisione, mi sei piaciuta, c'è una faccia strana, un'aria liberty. Mi ha trovato un'aria liberty, cosa che ovviamente mi ha fatto sentire pazzesca. E ha detto, vorrei incontrarti perché sto preparando un film. Un film di Verdone, ma in tanti forse lo andranno a vedere perché una delle protagoniste è la sorella di una delle più alte cariche istituzionali. Quanto è importante chiamarsi Pivetti per fare il cinema? Secondo lei l'aiuta questo o la danneggia? Lo vedremo dopo il film, come va. Chiaramente mi ha aiutato a farmi vedere un po' di volte in televisione, infatti Carlo mi ha visto in televisione, mi ha contattato lui, mi ha chiamato e ha detto t'ho visto qui e là, mi sei simpatica. Vediamoci che magari nasce qualcosa ed è nato qualcosa. Prego. Di tornare a fare il preciso, però farlo un po' diabolico, un po' satanico. Infatti venne fuori il professor Cagnato, quello che poi manda al suicidio la povera Pivetti. Per noi, per quando non ci saremo più, allora noi potremo o andare al posto di Zelia Gotti Borroni, che io manderei insieme con le sue ossa da Luca Dario Gotti Borroni, altrimenti tu da sola te ne vai sotto Galeazzo Gotti Borroni e andare al posto di Ugolino Gotti Borroni, che lo manderei là. Decidi, o io e te insieme al posto di Zelia o tu da sola sotto Galeazzo. C'è un'ampia scelta. Sotto Galeazzo? Da sola, perfetto, ottima scelta. Vogliamo andare che mancano 37 minuti al nostro treno. Se il suo nuovo film dal titolo Viaggi di nozze Carlo Verdone lo inizierà a girare fra qualche settimana, noi siamo andati a scovarlo nello studio romano del celebre fotografo Settanni, mentre provava i costumi di quello che è stato già definito il film bomba del Natale 95. Gilet su misura, mocassino adatto. Ma che tipo di marito è questo? Questo è un marito che si sfonda di musica, si sfonda di sesso, consuma tutto subito e durante il viaggio di nozze alla fine ci rimane veramente poco. Ti chiedono ancora di fare Jessica per la strada o no? Sì, sì, come no. Me lo dicono, me lo dicono. Tantissimo, non sai quante bambine ho catechizzato, dodicenni che mi dicono, che mi ripetono tutte le battute, che mi dicono... E come famo? Un famo strano. 180. 220. Da va. Mi piace. Vado. Vai. Era un po' di tempo che girando un po' per strada, parlando un po' con degli amici, con delle amiche, ma anche raccogliendo voci raccozzate per via, sentivo sempre questa cosa, mi sento strana, mazza che te...